Salve a tutti! Anzi, salve a tutti! Allora, buongiorno. Mi ha scritto Claudio, che presumo mi scriva da Napoli, almeno così ha messo triplo Vesuvio, quindi presumo che sia Napoli, dicendomi che la situazione dalle loro parti è un po' più difficile di come ho detto io nel video dell'altro giorno. Claudio, io vedo com'è da qui da noi, non posso sapere com'è a Napoli perché la situazione non la so. Se è come dici tu, sì, mi dispiace, sì, perché se non ci sono club, se non c'è gente che gioca, sì, è male purtroppo, effettivamente. Sì, qua da noi squadre da soft ce n'è tante, ma anche di steel si gioca tranquillamente. Adesso non so esattamente quante squadre ci sono, ma ce n'è abbastanza, insomma, ci sono anche abbastanza club. Insomma, si gioca bene. Qua noi abbiamo adesso il Giobar, che è la squadra di Trieste, di nuovo campione italiana, quindi qua sì, siamo, diciamo, benino, insomma, diciamo che va bene la cosa qua da noi. Mi rendo conto che per un bar mettere una pedana è un po' complicato, no? Nel senso che mettere la macchinetta da soft, sta 5 secondi, metti la macchinetta, fai la riga e sei a posto. La pedana è un pochino più complicata. Se ci fossero più giocatori che chiedono le pedane, probabilmente avremmo molto più gente che gioca steel. Magari potrebbe essere una soluzione avere delle stanze, magari che ti dà il comune, magari una stanza dove tu vai a giocare, ti paghi la luce, la cosa, e fai un'associazione sportiva di freccette, in maniera di non essere sempre rapportati a un bar, che mi rendo conto che il bar, insomma, alla fine deve portare a casa il soldo alla fine della serata, e quindi magari se ha poco spazio preferisce mettere 4 tavoli invece che mettere una pedana. Ma ci sono certi posti dove magari vive solo, ci sono certi posti dove vivono praticamente quasi solo con le freccette. Più gente ci sarà che gioca a freccette, più possibilità ci sono di andare a giocare, più gente, più bar metteranno le pedane per giocare. Questo mi sembra che sia, però se per caso uno non trova un bar che dica sì, ti metto la pedana, facciamo una cosa, trovare un posto alternativo dove si possa andare a giocare, forse potrebbe essere un'idea. Adesso io non so, dico così, sì. Il gioco delle freccette è un gioco fighissimo, fondamentalmente, perché ti mette subito di fronte a te stesso. Cioè in 5 secondi tu metti un bull al muro, prendi un paio di frecce, anche frecce da 10 euro, e sai subito come giochi, ok? Non è che hai bisogno di mille fronzoli, mille robe come altri sport, magari dove il tennis anche, che è un gioco, diciamo, dove è una persona con una racchetta, però deve avere il campo, deve il pallone, deve avere una squadra, deve se sei un pilota devi avere la moto, magari sei un bravissimo pilota ma c'è una moto di merda e non e fai fatica, anche se tu sei bravissimo in confronto magari a un pilota un po' meno ma con una moto fotonica ti dà via. Nello sport delle freccette questo non esiste, nel senso che sei solo tu il problema che a volte questo potrebbe anche essere un problema per chi gioca, nel senso che non ti puoi arrabbiare con nessuno quando tu giochi. L'unica persona con cui puoi arrabbiarti è solo te stesso,
Perché tanti dicono, ah, ma lì hanno fatto rumore, lì gli altri sono stati così, là, Ragazzi, sei solo tu. Se tu sei uno con... oltre a saper giocare, ma sei uno che ha la concentrazione lì, può succedere qualsiasi cosa intorno, che tu vinci perché sei bravo, perché vai avanti. Quindi se c'è un rapporto tu, te stesso con quella cosa lì. Poi è una cosa che ho sempre pensato, no? Nel senso che quando tu, non so, anche tiro a piattello o giochi di precisione, tiro con l'arco, ma c'è sempre un mirino, che più o meno ti dà dove devi tirare. Nella freccia no. Nella freccetta no, è un percepire dove deve andare. Quando tu muovi la freccia, percepisci che quel movimento, quel momento in cui lanci, vedi una parabola mentale che va lì. Quindi ti devi, quando lanci la freccetta, ti devi affidare. Devi essere è come un atto di fede. Non so adesso come spiegarmi bene, ma è un gioco che veramente ti mette di fronte a tutti i tuoi fastidi, perché dietro come uno gioca, poi questo vale in ogni cosa, anche nella musica, anche in qualsiasi altro sport, ma le freccette ti mette subito di fronte a te stesso, senza tante cagate, nel senso che quello che sei lo si vede subito. È un po' come nella musica, uno nella musica può dire quello che gli pare. No, raccontare, ah, io sono qui, io sono là, ma poi quando comincia a suonare, si capisce subito che persona è internamente, senza maschere. Perché non si può mentire quando suoni. Stessa cosa nelle freccette, non puoi essere una cosa diversa da quello che sei mentre giochi. Tu puoi dire quello che ti pare, ma quando tu cominci a giocare, si vede subito chi sei. Ed è un rapporto con te stesso incredibile, perché poi tu giochi anche quando giochi contro qualcuno, un avversario, ma alla fine tu giochi contro te stesso, non contro l'avversario. Perché se tu chiudi in 12, vinci. Almeno che l'altro non faccia 9, ma vabbè, cioè voglio dire. Tu devi concentrarti solo su di te, non devi pensare. Cioè, se quest'altro fa 140, 140, 140, poi non chiude. E tu ti sei paranoiato perché questo qua faceva 140, 140, tu magari facevi 60, 60, 60 e chiudi con la prima, vinci tu, non lui. Capito? Quindi è uno sport fighissimo che ti mette subito, cioè tu tacchi sulla tua cameretta, sul muro, il bull, fai la linea, cominci a tirare e sai subito. E non puoi dar causa al bull qua, storto, alla freccetta, no. È lì. Tu metti a 1,73 il centro del bull, ti metti a 2,37 di distanza, prendi la freccia, tiri. Se va dentro, sei bravo, se non va dentro, è solo causa tua, non è causa di nessun altro. Quindi è subito, è immediato, 5 minuti e si sa. Non è come altri sport poi chiaramente puoi migliorarti con gli allenamenti, con le cose, ma ti dimostra subito il tuo carattere, il tuo modo di fare, il tuo modo di essere. È come nella musica. Io sento dei ragazzi suonare, so subito che persona è veramente, no? E quando vedo giocare le persone, è uguale. È uguale. Io, da come uno arriva in pedana, so già come si comporterà dopo. È così, perché è lampante, perché non, le maschere che uno crea cadono istantaneamente. Per questo è un grande gioco, questo è un grande sport. Scusate, non un gioco, sport. Uno sport incredibile, a cui bisogna avere le palle di giocarci. Una cosa figa questo. Quindi io spero che a Napoli, caro
caro Claudio, farti portatore sano del verbo della freccetta. Perché la freccetta ti porta, tu cominci questa cosa e porti in alto, sei il primo, ma metti, magari trovi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto. Nasce una squadra di amici che comincia a giocare, da un'altra parte vede questa cosa, comincia a dire: ah, ma cacchio, figo questa cosa. E così si crea tutto, insomma. Quindi credo che sia buona sta cosa. Vabbè, concludo perché anche oggi me l'ha fatta lunga, ma volevo spiegare questa cosa che mi sembrava interessante. Concludo. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, siamo sempre di più e questo mi fa piacere. Ringrazio mio padre Michele che mi ha detto, ma più di qualcuno mi dice che sono simpatico. Grazie. Grazie, ma sappiate che mi trattengo, perché se dovessi fare il cazzaro come faccio di solito, rideremo molto di più. Però mi trattengo un po' per essere un minimo di serietà, per portare un po' di serietà giusta, non serietà pallosa. Perché se poi uno vede sto video dice: ma sto qua, e invece no, serio, preciso, bravo. Vabbè, avete capito il succo. Perché poi dico: se qualcuno vede sta cosa, che figura ci faccio io se faccio la figura del pendolo, eh? Comunque, grazie a tutti, penso di aver detto tutto quello che dovevo dire. Vi saluto e state bene.